told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un posto meraviglioso e proverò ad effettuare una cosa diversa dal solito. Siccome siamo in inverno, ci sono 4 gradi sotto zero, ci sono tanti colori che richiamano il bianco e il nero, ebbene sì, questa volta vi porterò un contenuto interamente girato in bianco e nero e le fotografie realizzate con le stesse caratteristiche, per cui video più foto tutto in bianco e nero, così vedrete con gli occhi della macchina fotografica questo ambiente meraviglioso che sono le Dolomiti di Auronzo di Cadore, patrimonio dell'umanità UNESCO, provincia di Belluno. Seguitemi fino alla fine e mettete un like preventivo al video sulla fiducia. Ciao a tutti. Ecco un altro bellissimo scorcio, abbiamo tutte quelle catene montuose meravigliose che sono ricche di neve, ha nevicato e in questo momento il sole riesce anche a lambirle con delicatezza e ci sono dei bellissimi chiaroscuri da poter immortalare in una fotografia. Ogni metro che si fa in questo bosco ci regala delle emozioni uniche. Guardate questi tronchi come sono sapientemente adagiati, pronti per essere portati in qualche falegnameria ed essere lavorati. Chissà quanti mobili potranno essere ricreati grazie a queste piante. Questi sono tutti abeti, guardate che bella la corteccia, una corteccia molto morbida, anche se in questo momento è ghiacciata e cosparsa di neve. Guardate che bel gioco di prospettiva che ci regala questa immagine. Bellissimo questo scorcio, abbiamo questi abeti ricchi di neve con queste fronde, questi rami molto appesantiti dalla presenza proprio della neve che si è appoggiata su di loro, e in lontananza abbiamo una bellissima catena montuosa circondata da delle nuvole che sono incredibilmente interessanti. Come potete ammirare, ora mi trovo in un prato che è pieno di neve e in lontananza una bellissima baita con lo sfondo caratterizzato dalla catena montuosa delle Marmarole che si apre in direzione del centro Cadore. Ho come la sensazione che adesso mi fermerò e farò uno scatto. È troppo bello questo posto, veramente molto molto bello. È bellissimo avere l'opportunità di camminare e di effettuare dei trekking in montagna. Io mi trovo ad Auronzo di Cadore, Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, provincia di Belluno. Sono dei luoghi fantastici, guardate attorno a me cosa c'è. Qui c'è un vero e proprio paradiso. Si sta benissimo, il clima è ottimale, sono circa 4 gradi sotto lo zero, per cui per essere il mese di dicembre fa quasi caldo. Ma la nevicata che è arrivata la scorsa settimana ha reso tutto molto più suggestivo e magico. Non è sicuramente semplice effettuare un'escursione quando c'è molta neve sul terreno, però devo dire che la soddisfazione che si ha quando poi si arriva alla meta è incredibile. Guardate il Sorapis, che meraviglia, il famoso altare della patria. Questa è una montagna eccezionale che ci porta poi anche al laghetto di Sorapis, che vi porterò quest'estate in una escursione che ho intenzione di fare, e è la montagna che si vede da Misurina, dal lago di Misurina, quella che si vede esattamente dietro al lago, che poi rende l'immagine di Misurina famosa in tutto il mondo. Guardate tutte le Marmarole che sono baciate dal sole e in questo momento ci sono le condizioni ottimali per effettuare qualche scatto fotografico. L'idea di proporre questo video in bianco e nero va proprio nella direzione di dare enfasi ai chiaroscuri, considerando poi che siamo in pieno inverno e i colori
sì, ci sono, ma non sono così predominanti, da lì l'idea di effettuare tutto in bianco e nero per creare una atmosfera e creare un'esperienza anche in chi vede il video diversa dalle solite. Guardate qui che panorama, veramente incredibile. Abbiamo questa foresta che si apre all'osservatore e che dà il là alla catena montuosa alle sue spalle. Fantastico. Molti mi chiedete nei commenti al video, soprattutto su Instagram, il motivo per il quale ho iniziato a fare video su YouTube. Beh, che dire. Quando hai la possibilità di ammirare attraverso delle passeggiate, che tra l'altro ti tengono anche in forma, dei paesaggi così meravigliosi, sono io che chiedo a voi, non può essere diversamente se non iniziare ad approfittare di questi scenari per regalare anche non solo al sottoscritto ma anche a chi mi segue le stesse emozioni che io vivo. Guardate, qui abbiamo veramente un cielo che è pazzesco, delle montagne meravigliose, ricche ricche di neve, e il silenzio che accompagna sempre le mie escursioni. Fantastico. Intorno è un luogo magico perché raccoglie un laghetto meraviglioso, in estate è popolato anche di pesci, e in più ha le tre cime di Lavaredo alle sue spalle. Guardate che meraviglia di paesaggio. Oggi c'è la neve e c'è silenzio, però vi posso assicurare che poter essere qui in questo momento è un grandissimo ed enorme privilegio. La cosa interessante di queste uscite fotografiche è che ho la possibilità di scoprire sempre paesaggi nuovi e di portare anche voi in ambienti che magari non conoscete. Ora mi sto recando in un prato meraviglioso che tra l'altro in estate è ricco di bellissimi fiori, alle pendici del Monte Sorapis. Provo a vedere se riesco a realizzare qualche scatto con queste condizioni di luce che sono ottimali. Devo dire che la giornata è molto particolare, non c'è praticamente un'anima viva, sono da solo e la zona è molto bella. Seguitemi. Qui c'è un'interessante cartina che ci racconta un po' dove mi trovo in questo momento. Qui abbiamo tutto il gruppo del Monte Sorapis e ora io mi trovo qui. Percorrerò questa strada, farò questo sentiero e arriverò fino alle basi della montagna. Qui c'è il rifugio Vandelli e qui il lago Sorapis, zona sicuramente molto interessante. Il manto stradale è tutto innevato e c'è anche la presenza di ghiaccio, per cui bisogna stare un attimino attenti, si rischia di scivolare. Questo è un pezzo di ciclabile che parte da Auronzo di Cadore e va in direzione di Misurina, una delle ciclabili più belle che io abbia mai fatto. Questo è un bosco molto fitto, guardate quante cortecce, tutte l'una accanto all'altra. Guardate qua che bellissimo scorcio. Abbiamo un sacco di piante da foglia, che hanno perso chiaramente le loro foglie perché siamo nel periodo invernale, che sono inserite in un contesto molto particolare, perché attorno ad esse ci sono tantissimi abeti, qualche larice,
ma il fatto che ci siano queste piante fa sì che il contesto diventi un po' diverso dal solito. Guardate come si aprono verso il cielo. Questa è una zona ricca di pascoli, spesso troviamo degli animali liberi che sono qui per cibarsi in questo prato incredibile. Guardate dove sono, veramente fantastico. Dietro a me c'è tutta questa porzione di paesaggio, in quella direzione si va verso il Passo Tre Croci, quindi nella zona di Cortina d'Ampezzo, mentre dietro a me quella è la strada che ho appena percorso adesso. Guardate che bella questa corteccia, veramente incredibile. Ha un colore freddo, un grigio molto particolare, con queste ramificazioni che vanno verso il cielo. Ora, se riesco, vi faccio vedere il Monte Sorapis, perché sto quasi per arrivare sotto di esso. Guardate. Adesso vi faccio vedere, giro la telecamera e guardate davanti a me che cosa riescono ad ammirare i miei occhi. Tutta la magnificenza del Sorapis. Guardate che bello. Ora faccio una fotografia e ve la metto subito nel video. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control. Cari amici del canale, qui è fantastico, veramente molto bello. Non è facilissimo realizzare fotografie in contesti come questi perché la forte presenza di neve rende tutto molto più luminoso, per cui dobbiamo sapere che il sensore delle nostre macchine fotografiche tenderebbe a rendere l'immagine più scura perché la legge è troppo chiara. Ecco che noi dobbiamo sapere che dobbiamo sovraesporre le fotografie in modo tale da ridonare all'immagine quelli che sono i colori e le tonalità naturali e corrette. Bellissimo questo fiumiciattolo che si è creato all'interno di questo prato. L'acqua sta scorrendo e va verso valle. Guardate dove ci porta. Anche questa è un'interessante esperienza prospettica che la natura ci regala. Basta solo osservare. Spesso davanti ai nostri occhi abbiamo delle opportunità fotografiche eccezionali. Basta solo fermarsi un attimo, ragionare un attimo e cogliere quello che la natura ci regala. Guardate dove sono. Qui è veramente un luogo incredibile. Abbiamo questa radura immensa, circondata da degli alberi favolosi e con delle montagne che sono mozzafiato. Abbiamo tutte le marmarole, il Monte Sorapis. Dietro il Monte Sorapis, in quella direzione lì, abbiamo San Vito di Cadore, tutta la Valle del Boite. Qui invece abbiamo in questa direzione il Passo Tre Croci e dietro il Passo Tre Croci tutto l'Ampezzano, quindi Cortina d'Ampezzo. Beh, che posso dire, cari amici del canale? Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Nel mio canale YouTube Andrea Costa Gallery tratto di trekking, escursioni, fotografie, le mie grandi passioni, e anche qualche video di arte, perché sono appassionato anche di pittura. Restate sempre sintonizzati, se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Nel mio sito internet andreacostagallery.com potete trovare tutte le fotografie realizzate e una descrizione più approfondita dei percorsi che ho effettuato durante questi video. Nel sito trovate anche tutti i video precedenti, il canale l'ho aperto circa 2 anni fa e posto un video ogni sabato. Ci vediamo, cari amici, al prossimo video, sabato prossimo. Ciao a tutti!